allevamento con Giulia Baldi. Ci dà molto sulla produzione di latte perché stando anche dentro, poi col caldo torrido la produzione di latte sta calando a vista d'occhio. Nelle ore più calde ci fermiamo e poi ritorniamo il pomeriggio ovviamente per finire. Produzione di latte in calo e raccolta della frutta e ortaggi appena fa giorno. Anche l'agricoltura boccheggia e soffre la tempesta di calore di questi giorni. Ci svegliamo prima, andiamo a raccogliere la verdura presto, quindi 5 e mezzo alle 6, per far sì che verso le 11, con le temperature che sta facendo adesso, magari rientriamo. Per salvare i raccolti si ricorre all'irrigazione cercando di evitare al massimo lo spreco d'acqua, ma il caldo rovente così concentrato danneggia ugualmente i raccolti. Stiamo attivando sempre più l'irrigazione di supporto su vigneti e su oliveti, ma dobbiamo fare di più attraverso la raccolta d'acqua, degli specchi d'acqua che abbiamo. Soffrono il caldo anche gli animali, soprattutto le vacche e le pecore che producono meno latte. Per questo gli allevatori cercano di adeguare l'alimentazione. I cambiamenti climatici sono ormai un dato di fatto e quindi si fanno investimenti per adeguare le stalle. Vogliamo fare una stalla di vita più tecnologica, con i ventilatori, con anche il mangime, per darglielo non più come una volta, ma come meccanizzato, per lavorare meglio, per far stare bene anche gli animali, per farli produrre di più.